È iscritto per intervenire il consigliere Zeppa. Prego. Grazie eccellenza. Ma io credo che questa manovra, questa finanziaria che ha portato il segretario Gatti sia una seconda lettura, soprattutto con gli emendamenti appena consegnati da parte della maggioranza, una birbata da parte del segretario, un comportamento da birbo in contrapposizione appunto al fatto che bisognerebbe, no, avere un esercizio finanziario dove ci sono degli stanziamenti, entrate uscite, ed invece ci ritroviamo un sacco di emendamenti da parte del governo. Perché dico birbata? Perché dico che ha utilizzato l'esperienza maturata durante la variazione di bilancio per inserire tutto lo scibile umano all'interno dell'articolo 1, che è quello delle deleghe. Sia chiaro, io non sono completamente contrario alle deleghe, perché secondo me ci vogliono anche, e devono esistere, appunto per consentire a un governo, in questo caso, di poter velocizzare un po' l'iter anche legislativo. Quando dico che è una birbata quella che ha fatto il segretario, è perché noi ci troveremo oltre 17 nuove deleghe rispetto alla prima lettura, in cui le tempistiche anche di discussione saranno fortemente contingentate. E all'interno di quelle deleghe, oltre quelle della prima lettura, ci sono tantissime varianti, tantissimi aspetti della società che veramente manca solo la delega che il segretario scrivesse che il Congresso di Stato ha la delega alla pace nel mondo, perché c'è tutto. E ripeto, non sono completamente contrario alla delega al Congresso di Stato, però bisognerebbe fare anche una valutazione di opportunità. Allora, credo che oggettivamente si possa dire che il governo, attraverso Marco Gatti, segretario alle finanze, ha optato per queste numerose deleghe all'interno dell'esercizio finanziario, proprio perché, non avendo i numeri per garantire un normale iter legislativo, il consigliere Ciavatta ha detto nel suo intervento che ad esempio in alcuni emendamenti che ha presentato il governo c'erano già dei PDL presentati quando era lui segretario della sanità, ma l'iter legislativo all'interno delle commissioni sappiamo benissimo come va. Quindi la birbata del segretario alle finanze, ovviamente venduta ai membri della maggioranza, è quella di mettere tutto lo scibile umano all'interno di quel primo articolo e poco altro negli altri. Però ci sono rimandi, alcune deleghe che lasciano un po' pensare, segretario. Il mutuo ipotecario, bene. È stata poc'anzi fatta una commissione sugli NPL, no? È giusto, il principio io lo condivido assolutamente quello che lei scrive. Però il problema è che non si può fare con una delega al Congresso di Stato qualcosa di altamente impattante, che devono riguardare anche probabilmente una ricontrattazione col sistema bancario sui mutui ipotecari, con una delega al Congresso di Stato. Magari sarebbe stato più opportuno fare un passaggio legislativo all'interno della Commissione Finanze. Questo sempre dal mio punto di vista. C'è la norma per la tutela dei consumatori. Beh, signori, è passata in Commissione 3 Finanze la legge sulla tutela dei consumatori, è già prevedeta all'interno dell'esercizio finanziario ulteriori deroghe e deleghe. Ma è passato poco più di un mese fa la legge, che deve ovviamente concludere l'iter legislativo, ma ovviamente il segretario, sapendo che ci sono probabilmente delle problematiche, ha inserito all'interno dell'esercizio finanziario deroghe e deleghe ulteriori. Poi permettetemi, c'è l'articolo sulla tutela delle violenze sui minori e sulle violenze di genere. Segretario, allora, nello scorso Consiglio, il Consiglio Grande Generale ha fatto un ordine del giorno puntuale su quali devono essere i crismi per riuscire ad avere un quadro completo all'interno della normativa sammarinese, con le convocazioni dell'autority pari opportunità, con la loro relazione all'interno della Commissione. E lei, contrariamente a quanto sottoscritto da tutti i consiglieri e sottoscritto da tutti i gruppi consigliari, mette la delega in un esercizio finanziario su un argomento del genere, quando c'è un ordine del giorno che di fatto parlava chiaro quale dovesse essere l'iter. Però purtroppo vedo che l'interesse ce n'è poco, perché c'è
la volontà invece di andare avanti. Però avete inserito anche la delega sulla riscossione delle imposte sulle importazioni dei veicoli. Ecco, la cosa bella è che tutte queste deleghe le posticipate con decreti al 31/12/2024, quando sapete benissimo che questo sarà l'ultimo anno di legislatura. Allora cos'è, un lascito? Oppure avete voluto mettere all'interno, lei ha voluto mettere all'interno degli emendamenti qualcosa che non scontentasse nessuno, qualcosa che comunque avesse un ampio respiro, ma ci può anche stare il rispetto. Però ci sono alcune deleghe, come questa qui per la riscossione delle imposte, che le ricordo, segretario, è venuto fuori e lei ha rilasciato anche un'intervista alle Iene, se non sbaglio. Allora, questo immagino che sia stato un argomento di dibattito anche nella recente visita col Presidente della Repubblica Italiana e la sua delegazione su quello che riguarda gli autoveicoli immatricolati a San Marino, ok? Allora, se questo è un problema, è evidente, perché sono venute anche le Iene e lei ha rilasciato l'intervista alle Iene, forse la delega non dovrebbe essere al 31/12/2024, essendo già insito ed essendoci già una circolare italiana sulla problematica degli automezzi. Forse potevate fare lo sforzo di non fare il copia e incolla del 31/12/2024, ma su alcune deleghe di riavvicinarle, perché il problema è evidente adesso, tant'è che pare che nella prossima finanziaria ci sarà un emendamento da parte del governo italiano che riguarda proprio le immatricolazioni sui veicoli sanmarinesi. Allora, quello che dico è che va bene tutto, va bene tutto. Io quando ero in maggioranza glielo diceva lei che c'erano troppe deleghe, o no, va bene tutto. Però utilizzare lo strumento finanziario, comunque sia una normativa di legge, in questa maniera, cercando di bypassare quello che sono gli iter legislativi, le commissioni, andando e calpestando gli ordini del giorno firmati da tutti, sottoscritti da tutti e votati da tutti, mettendo anche qualcosa che riguarda le violenze sui minori, le violenze di genere in generale in una finanziaria, prevedendo una delega che non c'è, non ci deve essere, perché in quell'ordine del giorno non c'è la delega al Congresso di Stato. Chi siete? Chi siete voi 10 per decidere tutto lo scibile umano su San Marino quando ci sono stati dei passaggi chiari in Consiglio Grande Generale? Allora, volete ridurre i tempi? Lo posso capire, ripeto, non sono nato ieri a livello politico. Però c'è modo e modo, segretario, c'è modo e modo, perché aggiungere 17 deleghe rispetto a una prima lettura mi sembra un attimino esagerato. Ma non interessa neanche la sua maggioranza, che, come è stato detto e l'ho detto anche più volte, sarà qui a votare in maniera... Prego per le conclusioni. Grazie eccellenza. Dicevo, sarà qui a scimmiottare il fatto di dover svolgere il ruolo parlamentare, a scimmiottare appunto quel ruolo che purtroppo attraverso queste 1000 deleghe che date su svariati argomenti, purtroppo va a lenire anche la dignità dei consiglieri, come ho già detto, segretario. Quindi lei ha fatto non una finanziaria.